come rendere più leggibili i tuoi contenuti online. Online leggiamo in maniera totalmente diversa che quando abbiamo davanti un libro o una rivista, che apriamo solitamente dalla copertina e iniziamo a leggere riga per riga. Così abitualmente leggiamo il testo quando è stampato. Compariamolo invece con il tipo di lettura che avviene online. Online andiamo ancora più di fretta, rapidamente e velocemente di quanto facciamo quando magari entriamo in un bar, c'è un giornale sul tavolino e gli diamo una scorsa. Non è che lo leggiamo in maniera lineare, partendo dalla prima riga e leggendo tutto quello che c'è. Sì, diamo un'occhiata al titolo, all'immagine e poi cominciamo a saltare qui e là. L'occhio vuole scoprire in anticipo, avere un aperitivo di quello che c'è dentro questo articolo. Quindi noi dovremmo facilitare questo compito, perché questa attività di scansione la svolgiamo naturalmente tutti quanti, proprio per capire al volo se ciò che ci si presenta davanti è ciò che ci interessa veramente leggere oppure no. Quindi, per facilitare al massimo la leggibilità di un contenuto, abbiamo due cose subito di cui preoccuparci. Una è la lunghezza di riga. Tanto più breve è la lunghezza di riga che l'occhio deve seguire prima di tornare a capo, e tanto è più facile per l'occhio trovare qual è la riga seguente. Tanto più lunga è questa riga, tanto è più pesante e difficoltosa la lettura rispetto a quando la riga è breve. Ma quanto breve dovrebbe essere questa riga in un articolo pubblicato su una pagina web? Io ti suggerisco di stare fra le 9 e le 12-13 parole massimo per riga. E per parole intendo tutto: articoli, congiunzioni, avverbi, tutto quanto. Conta quante parole hai in media per riga e vedi se stai dentro questo limite. Dato per scontato che il corpo dei caratteri è inutile che lo continuiamo a fare come 10 anni fa, piccolo, così sembra più figo, elegante, ma adottiamo invece dei caratteri ben leggibili, un corpo di lettura che renda piacevole la lettura su qualunque dispositivo uno si trovi a leggere, il secondo elemento di cui preoccuparsi è il chunking, e cioè il creare degli spazi, delle vere e proprie righe vuote fra un paragrafo e l'altro. Come avverrebbe in una poesia del Leopardi, dove ogni 3, 4, 5 righe c'è una riga vuota prima del prossimo blocchetto poetico. La stessa cosa ti suggerisco di fare all'interno dei tuoi contenuti. Perché? Non perché è carino, non perché è bello, non perché ho visto che è arioso, ma per facilitare proprio quel compito di scansione dei documenti che abitualmente il lettore online svolge. Quindi se ho tanti blocchetti di testo, posso più facilmente scorrere e dare un'occhiata a quello che c'è dentro, invece che se i tuoi blocchetti di testo sono molto lunghi e corposi, dove questa scansione non si può svolgere in maniera facile per l'occhio umano. Due altri piccoli elementi che aiutano moltissimo nel rendere più leggibile, più fruibile un documento sono l'utilizzo del neretto, che online dovrebbe essere usato in maniera molto discreta. Vedo tanti articoli ricchissimi di neretti qua e là, però se di nuovo pensi all'opera di scansione, tutti questi neretti mi fanno saltare a destra e a sinistra senza però darmi la possibilità di capire bene al volo di che cosa si parla in quelle sezioni del testo che sto guardando. Un utilizzo più intelligente del neretto, specificamente per la leggibilità online, è quello di utilizzarlo all'inizio di alcuni paragrafi, all'inizio di alcuni blocchetti di testo, proprio come indicatore visivo di punti dove l'occhio si può agganciare, perché qui parte un'altra sezione interessante, un punto chiave. Quindi nerettare soltanto le prime 2, 3, 4, 5 parole di alcuni dei blocchetti di testo che ci sono nel tuo articolo aiuta chi sta scansionando il tuo articolo a potersi agganciare e capire al volo di cosa si tratta.
tratta nel testo di quella porzione del contenuto in maniera facile e veloce. L'ultimo elemento è quello della spaziatura asimmetrica dei titoli dei vari capitoletti. Spesso dentro un articolo varie sezioni con dei titoletti, e nella maggior parte dei casi, dai testi stampati o alle pagine web, troverai che frequentemente gli autori mettono il titolo del blocchetto equidistante fra il testo che è finito prima e il testo che inizia dopo. Tornando a pensare al facilitare l'opera di scansione e di lettura naturale sul web, la cosa ideale è invece di posizionare sempre un po' di spazio vuoto in più sopra i titoli, di modo che i titoletti dei capitoletti siano sempre vicini al testo che presentano e non in mezzo, equidistanti fra il testo che c'era prima e il testo che c'è dopo. Quattro consigli pratici per rendere i testi dei tuoi contenuti online più leggibili, più fruibili, allo scopo di condividere in maniera più efficace i tuoi contenuti di valore, aumentare la tua reputazione e credibilità e coltivare giorno dopo giorno un seguito di fan appassionati. Lunghezza di riga 9-13 parole, font ben leggibile, chunking, spezza i paragrafi con delle righe vuote per aiutare la scansione, uso del neretto in maniera discreta in apertura dei paragrafi nelle prime 3-4 parole per aiutare l'occhio ad agganciare nuovi punti interessanti, titoli posizionati in maniera simmetrica all'interno dell'articolo per di nuovo facilitare il riconoscimento delle varie sezioni, sottocapitoli e poterli rendere più immediatamente leggibili.